Sono scappata. No. No, come ci abbandoni così? Benvenuta Emma Marrone, ben ritrovata. Tu come stai? Io un po' spazza, ma bene. Beh, ok, siamo ancora vivi. Periodo immaginiamo molto intenso per Emma. Ci sono due novità importanti. Il primo singolo, intanto il 10 ottobre, l'ultimo singolo che è uscito, Resta ancora un po', che è arrivato qui da noi e che ascolteremo tra poco. L'11 di novembre, cara Emma, esce il CD, DVD live e live, e poi l'8 novembre parte il tour Emma 3.0. Quindi ti sei evoluta, Emma, e sei ancora più avanti, insomma, no? Sì, sono evoluta io, si è evoluto il tour che non, dove non ci sarà più l'orchestra, quindi al posto delle aree sinfoniche, della gente che verrà a vederci in tour, troverà un sacco di drum and bass, di musica elettronica, di finta anni 80, e quindi è proprio sarà più che in tour, sarà la festa di chiusura di un anno pazzesco. Un anno che è passato alla grande. Noi oggi abbiamo chiesto un po' di collaborazione ai tuoi tantissimi fan, e su Twitter in particolare sono impazziti ovviamente per questa opportunità di farti qualche domanda. Ringrazio Luna intanto, che mi fa conoscere un nuovo termine che non conoscevo fino ad oggi, il firmacopie. Chiede se farai appunto il firmacopie, che immagino sia il meet and greet, cioè il momento in cui appunto tu firmi. No, firmacopie è quando esce un disco di DVD e si va negli store per incontrare i fan che hanno comprato il DVD. Esatto, e poi si firmano gli autori. Guarda, potrebbe essere, no? Potrebbe essere. Ottimo, allora Marco chiede se puoi cantare un pezzo di Sarò Libera. Dubito naturalmente, passo alla prossima canzone. Scusami, al prossimo messaggino. Una fanciulla, ad esempio, non trovo più il suo nome, ti chiedeva come è nato, come è nata l'ispirazione per il singolo Resta ancora un po', che hai scritto tu di tuo pugno, il terzo singolo con la tua firma dopo Amami, la mia città. Beh, penso che dalle parole che vengono dette in questa canzone, penso che sia facile di questo stato dire che si tratta di una storia d'amore, insomma, lo si percepisce dal brano, ecco. Non è che si bisogna di tanta ispirazione, poi comunque le canzoni, come diceva Vasco Rossi, nascono così da sole, sono un po' come i fiori, quindi quando arrivano, quando decidono di arrivare, arrivano. Qualcun altro sostiene che non siano neanche da scrivere, che siano loro a scrivere noi praticamente, insomma, siano già lì pronte da cogliere, appunto. Lucia aggiunge... È un buono spunto secondo te. Lucia aggiunge invece come è nata l'idea di questo nuovo DVD, e ovviamente ti manda un bacio e dice ci si vede il 15 a Caserta, e perfetto, quindi vi incontrerete con Lucia in quell'occasione. Com'è nata questa idea del DVD? No, è nata dal fatto che comunque sono anni che un po' ci chiedevano dei DVD, tipo di live. Quest'anno abbiamo avuto la grande opportunità di suonare l'Arena di Verona, con un'orchestra pazzesca, quindi voglio dire, abbiamo deciso di registrare il tutto per fare un bel regalo. Ecco, il DVD, entrando un po' in dettaglio, Emma, è composto di due sezioni, è live, un backstage che racconta in retroscena appunto del live a Verona che raccontavi, e c'è anche un'intervista intima, esatto, a te, ovviamente, che i fan apprezzeranno assai, e la parte I Love, che ripercorre invece i duetti e le collaborazioni. Fra queste, domanda banale ma devo farla, quale è stata la più emozionante per te? Hai incontrato personaggi pazzeschi, Rufus Wainwright, Fiorella Mannoia, Malika, Alessandra Amoroso, eccetera. Ogni duetto è stato fondamentale e pazzesco per quanto mi riguarda, perché non sono stati scelti a caso gli artisti di Emma Limited Edition, quindi non ce n'è uno particolare, ognuno di loro mi ha dato tantissimo. Ottimo, intanto arrivano saluti da Simo, dal Salento, un abbraccio enorme. Ti stimiamo, un saluto a tutti. Da Alessano, la stimiamo un sacco, la seguiamo sempre, fatemi questo regalo, mandatele un bacio. Poi c'è anche una scritta in lingua originale salentina, ma io qui passo perché non ho idea di cosa voglia dire. Passa, sì, esatto. L'altra novità importante è, Emma, che sono state aggiunte due date, l'11 novembre a Pescara e anche a Caserta, appunto, sì, già citate il 15 di novembre. Però la data che interessa a noi naturalmente è il 21 novembre, quando sarai a Rimini al 105 Stadium. Ti fa piacere tornare in Romagna? Anche questa è una domanda. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché io anche in Romagna mi sento molto a casa, ci vado anche spesso, non solo per lavoro, perché mi piace la gente, mi piace il cibo, mi piace l'ospitalità che hanno i romagnoli, quindi sicuramente sarò felicissima di tornare sia in Romagna che a Rimini, allo 105 Stadium, dove comunque l'inverno scorso
mi ricordo insomma che abbiamo fatto veramente una bellissima data, spero di replicare anche quest'anno. Ok, ottimo, Erika. Poi infatti conferma anche lei, dice sarò lì il 21 novembre, è la terza volta quest'anno. Direi che soffre di Emma Maronite, non so come dire, è contagiata dalla tua passione. A questo punto, Emma, io direi che siamo giunti al termine, ti ringraziamo ovviamente per il tempo che ci hai dedicato e cosa a cui stai lavorando al di là delle novità che abbiamo annunciato quest'oggi, c'è qualcos'altro all'orizzonte che puoi svelare da... Grazie a voi. Grazie, mi sembra che sia già abbastanza tutto questo, Direi no? di Magari sì. lasciatemi fare anche una vita normale. Sarebbe il caso, buon riposo Bene. a seguire dopo tutti A questi te. impegni, eh?